quindi il corrispettivo greco di Enki o Ea, dei Sumero-Accadici. E si dice che Poseidone aveva dato a questo suo discendente di sangue delle navi che viaggiavano senza Kubernetes, cioè senza il timoniere, conoscevano da sole la rotta, non si perdevano mai neppure nella nebbia, viaggiavano velocissime sia sopra che sotto l'acqua. Nell'Iliade, nel capitolo 13, si dice che Poseidone sente la necessità di andare a rianimare i greci che stanno subendo delle sconfitte da parte dei troiani e stanno rischiando di perdere le navi. Allora Poseidone si traveste da Calcante e va ad incitare i greci. Quando se ne va camminando, Aiace Oileo, uno dei comandanti delle forze dei greci, dice espressamente, mentre lui se ne va, ma quello non è Calcante. Dalle orme dei piedi e dalle gambe ho riconosciuto che è uno di loro. Sono riconoscibili loro. È scritto nell'Odissea. Qualcuno di voi conosce il caso Amicizia? È il caso di insomma, un lungo periodo di contattismo avvenuto qui in Italia, Pescara, eccetera, eccetera, eccetera. Una delle descrizioni che si dà di questi personaggi del caso Amicizia è che, negli anni 50, è che camminavano sulla parte anteriore dei piedi, strascinando un po' le gambe, ed erano riconoscibili da come camminavano. Così è scritto nell'Odissea. Erano riconoscibili da come camminavano. Quando Abramo li vede arrivare con i tre Anashim, riconosce subito a distanza che sono loro. Pur essendo individui maschi, subito li riconosce. Quindi erano molto simili a noi, al punto che nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che loro, i figli loro maschi, si sono uniti sessualmente con le femmine Adam, hanno prodotto dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi erano anche compatibili sessualmente, anche perché noi siamo fatti come OGM a immagine e somiglianza loro, però erano riconoscibili, cioè ci sono delle caratteristiche che facevano sì che questi qui potessero essere identificati. Quindi, e uno dei modi era il modo in cui camminavano. Quindi Sitch, nei suoi testi, vari testi, non è fuori nelle sue interpretazioni? No, non è fuori. Ha avuto il grande merito di scoperchiare un pentolone. Certamente. Cioè, il discorso qual è? Che vari, e in questo libro qui ho inserito diversi passi, questi che vi ho citato e altri, dell'Iliade e dell'Odissea, dove i parallelismi con la Bibbia sono impressionanti, impressionanti. Per esempio, nella Bibbia c'è scritto che questi qui volevano annusare il fumo prodotto da certo grasso bruciato. Volevano annusarlo perché quel fumo era per loro rilassante, calmante, lenitivo. Ed era certo grasso che loro volevano. Il fumo dell'olocausto. E la cosa curiosa è che nell'Iliade dell'Odissea ci sono più di 30 passi dove si dice che i corrispettivi greci di questi qui si facevano preparare del grasso avvolto in un modo particolare attorno a certi muscoli delle cosce degli animali, e quella parte lì doveva essere bruciata non per essere mangiata ma per produrre fumo che loro dovevano annusare. Quindi o gli autori dell'Iliade e dell'Odissea, Omero insomma, dell'Iliade e dell'Odissea hanno inventato combinazione le stesse cose che gli autori biblici hanno inventato per Yahweh e per gli Elohim, oppure forse c'è qualcosa in comune. Perché questa roba qui è raccontata anche nel Popol Vuh dei Maya. Cioè che questi volessero annusare del grasso bruciato è raccontato dai popoli di quasi tutti i continenti della Terra. E qual era questo grasso? Levitico 3, versetti 3-5. Sto leggendo le traduzioni della CEI. Offrirete, consumato dal fuoco per Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherete dal di sopra dei reni. È Dio che parla, eh?
E questa è traduzione, cioè, questa è la traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi è Dio che dà queste indicazioni di macelleria precisa. Dice: quel grasso lì è per me. Quel grasso lì è per me. Scusa, ma sì? La Conferenza Episcopale Italiana, quel bel gruppo di persone che si impicciano sempre dei fatti non loro, sta ben zitto e non ci dice questa cosa qua. E non ce lo dirà mai. Come fanno? Però lo traduce. Come fanno a dirlo? E ne sono coscienti. Levitico 7:25. Chiunque mangerà il grasso che si deve offrire in sacrificio consumato dal fuoco per Yahweh sarà eliminato dal suo popolo. Cioè, quelle parti lì sono mie, e se beccate uno a consumarle lo ammazzate. Bibbia che avete in casa, senza poi parlano di vergogna, senza traduzioni particolari. Prego. Ma come spiega lei il fatto che di questi presunti Elohim non ne abbiamo trovato? Non lo so, purtroppo. Beh, è gigante. Non lo spiego. O meglio, voglio dire, se questi erano qualche decina, 200, 300, o se ne sono andati, o sono morti, o sono ben mimetizzati. Possono essere ben. Allora, vabbè, è stato detto pubblicamente a Firenze domenica, quindi lo posso anche ripetere pubblicamente io. Nel congresso americano ce ne sono due. Questa cosa? Sono seduti lì dentro. Ma dove è stato detto a Firenze, scusa? Convegno internazionale di questi temi qui, dove ho parlato anch'io. Ma c'è anche in rete la... il ministro canadese, ex primo ministro canadese, ne siedono due. Secondo il reverendo presbiteriano padre Barry Dowling, teologo fisico specializzato nei rapporti tra scienza e religione, esercita il suo ministero cristiano, quindi uomo di fede, lui non ha alcun dubbio. Gli Elohim sono qui e stanno controllando tutto. Beh, qualcuno sono le multinazionali, sono esponenti delle multinazionali. Delle banche. Delle banche. Perché gli occulti. E sono come no. Io non lo so, io non mi occupo di ufologia, non mi occupo di alieni, non mi interessa, io racconto ciò che leggo nella Bibbia, punto. Troppo chiaro. Fare alcune domande su così per capire, per curiosità, mi sono tenute ma sono cose veloci. Volevo solo fare una precisazione al Signore, che non sono gli occidentali che credono solo nei libri rivelati, perché tutte le religioni abramitiche, compresa i musulmani, credono nei libri rivelati. Quindi non è soltanto una specifica occidentale. Certo. Questa è una precisazione. Dopodiché mi chiedevo. Scusi se lo interrompo, io mi sono spiegato male. Qui in Occidente, cosa che forse non è in Oriente, si confonde la fede con essere seguaci soltanto, cioè seguire soltanto i dettami della Bibbia. Tant'è che nel momento in cui uno mette in discussione la Bibbia, prescindendo dalla posizione di Mauro Bellino, viene considerato un ateo. Io non seguo la Bibbia e non sono ateo, ecco, non solo questo che volevo dire. Sì, però ben sa che ad esempio i musulmani, se lei mette in discussione il Corano, sì, ma i musulmani, anche se lei, cioè, musulmani se ne fanno la Bibbia comunque, cioè la fanno, e qui abbiamo rispetto. Sì, fanno, Abramo riconosco. Volevo fare questa domanda. Lei ha detto che nel 2008 c'è stata una direttiva del Vaticano che impediva l'utilizzo, che consigliava il non utilizzo del termine Yahweh perché non cristiano. Questa è la spiegazione precisa. Ovviamente il Vaticano non si esprime tramite direttive, non è l'agenzia delle entrate, ma a dedicazione. Mi sono espresso no, male io. No, vorrei sapere un quale. Consiglio, beh, io non ho i numeri adesso, ci trova in rete comunque. Quale dicastero? Chi è? Non lo so, io l'ho letta, non so dire. Non importa. Il libro delle guerre di Yahweh, che era uno degli 11 libri di cui lei diceva che poi si è occultato la cosa, dove io vado a reperire questo
l'esistenza di questo libro. Glielo dico subito. I numeri 21-14. Sono una cortesia. Sì, prego. L'ulteriore cosa che volevo dire è che mi piacerebbe sapere la sua formazione, la sua personale formazione. Lei è, giustamente, lei è uno che ha fatto traduzioni interlineari di testi. Che scuole ha fatto? Cioè, che formazione classica. Accademica ha fatto? Classica. Liceo classico? Sì. Liceo classico. Ulteriore ultima cosa che le chiedo. Dopo 17 libri tradotti, in quanti anni? Lei li ha tradotti in quanti anni? 7-8 anni. Mi chiedo come è nata questa sua diciamo nuova ricerca o eliminazione su queste nuove cose. È nata nel corso, nel senso che uno comincia a tradurre e legge delle cose. Siccome i miei incarichi prevedevano specificamente, era proprio scritto nell'incarico, traduzione letterale, e quindi con l'utilizzo dei dizionari curati dai rabbini, con dizionari etimologici, quindi con significato originale delle radici ebraiche, eccetera, man mano che andavo avanti mi venivano fuori delle cose che però poi trovavano, come dire, una loro collocazione nel confronto tra libri anche distanti tra loro. Faccio un esempio: uno traduce la Genesi e c'è scritto che a un certo punto tra i discendenti di Shem nasce uno che si chiama Peleg, e dice la Bibbia fu chiamato così perché al suo tempo venne fatta la divisione. E uno dice: ma venne fatta la divisione? Non si sa nulla. Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio, capitolo 32, e io fa la divisione. Dico: ma non sarà che... mi spiego? Cioè, quella divisione di cui si parla nel capitolo 10 della Genesi, che ho tradotto 4 anni fa, no? Sì, trova conferma. Man mano un'evoluzione. Esatto. A un certo punto ha avuto dei riscontri su evoluzione che prosegue. Nel senso che adesso io mi sto dedicando ai raffronti con le traduzioni, ovviamente io non possiedo i testi, quindi dei testi di Qumran fatti dai vari esperti, e quindi sto leggendo quelle cose lì. Tra l'altro vedo appunto tutti i problemi che hanno nel tradurre, enormi, che hanno nel tradurre i testi di Qumran, esattamente, e quindi allora poi faccio il confronto tra i testi di Qumran e i passi paralleli ovviamente dei Masoreti. Penso ad esempio alla vicenda di Noè, dove tra i testi di Qumran, i Masoreti e il libro etiopico di Enoch, no? Messi assieme tutti e tre, viene fuori una storia fra virgolette completa. Se leggo soltanto i Masoreti ne ho un pezzettino, in Qumran ce n'è un po' di più, nel libro etiopico di Enoch ce n'è molto di più. Quindi questo dà l'idea, no, un po' del tipo di lavoro che è stato fatto dalle varie traduzioni. Aggiungo, giusto perché sicuramente lei lo saprà, che i testi apocrifi dell'Antico Testamento, tutte le ha editati, sono due volumi di 700-800 pagine l'uno, quindi stiamo parlando di 1600 pagine di testi apocrifi solo sull'Antico Testamento. Esattamente. Quindi abbiamo una pletora di epopee da Gilgamesh in poi, che sono enormi, e che quindi definire un canone biblico va da sé, che si può determinare tranquillamente, ma penso che non sia mio sconosciuto da chi che sia, che ormai che la Bibbia, o perlomeno l'Antico Testamento, possa avere sicuramente e definirsi come un testo mitico. In questo senso io le chiedo, il fatto stesso che lei vada benissimo a dare delle spiegazioni o una sua interpretazione la più varia possibile, come lo possa svincolare da una lettura mitica che deve essere tale e che non è assolutamente verità di fede, ad esempio, da parte della Chiesa Cattolica. E le faccio un'altra ulteriore domanda finale. Siamo in un'epoca di totale misticismo.